Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video vlog. Per chi non mi conoscesse, io sono Chiara e mi presento sempre nelle condizioni peggiori che possono esistere. Oggi mi sono svegliata bene perché penso, mi sento che Matteo sta bene. Spero di pensare bene. Quindi sono contenta. Per chi di voi magari non lo sapesse, Matteo è un ragazzo che è nato come mio follower e poi è venuto anche a una cena che ho fatto con le persone che stanno qua in zona e ho fatto subito, ho legato subito molto e in questi giorni è stato molto male, a rischio di vita, e ieri abbiamo saputo che si è svegliato e quindi sono abbastanza speranzosa perché, come vi ho detto nello scorso vlog, che è stato breve anche per questo, mi sentivo abbastanza in difetto. Adesso io ho le ultime notizie da ieri sera, che per l'appunto, come vi ho detto, si è svegliato, e quindi non so, oggi mi sono svegliata molto positiva, spero di sentirlo presto. Ecco, e per chi non l'ho ancora sentito, vabbè, io mi sono appena fatto una maschera colorata. Sempre, ne ho preso una beige, vediamo poi come viene fuori il colore, perché in realtà tipo il colore della maschera è violaceo. Dopo vediamo, vi faccio vedere. Io sto studiando stamattina e mi sa che salterò proprio palestra. Io adesso ho preso il vizio di farmi i caffè e i tè dentro questo qua, che è un thermos, perché restano super super caldi. Quindi prendo qua una cialda di caffè, se riesco. Eccola qua. Ieri ho... Ah sì, devo prendermi anche l'integrazione, ma la prendo dopo. Perché ieri sono entrata in preciclo. Io precisa 10 giorni prima, mi viene proprio da scofanare il mondo. Ieri non avevo preso il 5-HTP e infatti ieri ho stramangiato. Quindi oggi giornata di pseudo digiuno e via. Mi preparo qua il caffettone con la puntura dentro e niente, sono pallidissima, è andato via tutto l'autobronzante perché sono un attimo scocciata di metterlo, lo metto la settimana prossima prima di Natale, così mi do un tono, risparmio un po' sull'autobronzante, che qua è sempre un po' così il tutto. Ora mi sparo sto caffettone, sto studiando dalle 6:40, sto facendo per appunto questa pausina inizio vlog e tutto. Poi ero indecisa se andare in palestra verso le 11, dalle 11 a mezzogiorno, tornare a casa, lavarmi e andare via, ma penso che stamattina la dedico tutta qua e dalle 11 e mezza, mezzogiorno, mi trucco con voi. Devo farvi vedere anche delle lenti a contatto. E oggi tra l'altro pubblico il vlog di martedì, che è un evento più unico che raro. Scusate che questo pesa tantissimo. Facciamo che ci vediamo dopo, quando sono un po' più decente. Vi faccio vedere come sono venuti i capelli e tutto. Dovrei fare un po' di skincare qua comunque. Adesso qua ho capito che i capelli nell'asciugamano non li posso tenere più di tanto, perché mi si infregola la frangia, che è la parte centrale dei miei capelli, è quella un pochino più poverina. Provata. Adesso mi metto qua un po' di sieri, cosa con voi, e dopo torno a studiare. Anzi, mi asciugo i capelli perché sennò prendo un accidente. Mi asciugo i capelli e dopo ci truccheremo più tardi, insomma, con calma. Dovrei preparare anche qualche reel, qualcosa per... Vabbè, insomma, ce n'è da fare sempre qua, io sono super impegnata. Domani vado a fare guide, poi finite le guide vado in palestra. Io devo andarci 4 volte la settimana in palestra, perché meno mi sento inciampare, sto male, proprio, l'ho già detto, non so bene. Ah, che bello, Matteo ieri si è svegliato, sono super felice. Sto mettendo dei sieri che forse qua saranno anche da buttare ormai, che ho da tantissima. Qua è freddissimo, è freddissimo. Ho messo un po' di vitamina C di Balea, sto mettendo questo qua che è vitamina C, questo qui,
E adesso vado avanti con i miei prodotti di Oxygen. La crema giorno è finita, adesso metto la crema uomo, che tanto qui non usa nessuno, e via. Dai, visto che ci sono, metto un filo di una goccia, due gocce, quindi gocce qua con le star, pochissimo. Sì, dai, così dopo fa in tempo ad asciugarsi. Boh, a posto. Corro a lavarmi le mani, mi faccio il caffè e noi ci vediamo più tardi. Dai, oggi cercherò di fare questo vlog lungo. E tra l'altro vorrei registrare anche, vorrei prendermi del tempo per registrare qualche video extra in vlog, dove vi parlo magari di qualche prodotto capelli che mi sta piacendo ultimamente, dato la situazione qua di capelli molto stressati e rovinati. Qua ho ancora male che mi ha fatto la puntura, infatti mi sembra di ridere male, che ho fatto la puntura qua per alzare un pochino la punta del naso, che ho il naso abbastanza bello. Anche se mi piacerebbe rifarlo, perché vedete, bello dritto, io lo vorrei un po' più. Più che altro questo è il mio lato bello. Qua vedete che qua fa più una cosa diversa. Vabbè, questo non è niente di importante comunque, cioè non ho manie per il naso, però è abbastanza lungo, quindi facendo una punturina qua si alza un po' la punta leggermente e mi dà ancora fastidio. Aiuto, oh, dai, speriamo che oggi riesco a parlare con Matteo, ci tengo tanto. Ecco, vabbè, basta. Detto ciò, mi lavo le mani perché sennò qua mi si incoloriscono, termine italiano. Finisco di fare il caffè, torno a studiare perché sennò qua io mi perdo qua con voi. A dopo. Allora, ho sciolto i capelli, ve lo farò vedere intanto che sono molto belli. Vabbè, insomma, ripeto sempre, sono capelli belli per essere stati decolorati nel giro di un mese e mezzo ed essere passato da un nero corvino stratificato da migliaia di anni a, insomma, questo tono qua, e vi ricordo che ero arrivata al biondo, biondissimo, per cui per quello che gli è stato fatto sti poveri capelli stanno pure troppo bene. Qua avevo dei ciuffetti rovinati, ma non importa, crescono. Vedrete, tra un anno saranno molto più belli. Comunque, nonostante tutto, ribadisco che sono messi abbastanza bene. Adesso gli ho fatto, appunto, gli sto facendo sempre prima di lavarli, o meglio dopo lo shampoo, queste maschere qua colorate, in modo che comunque il capello sia sempre un po' filmato da un leggero pigmento, in modo che siano sempre tonalizzati e soprattutto idratati, perché queste qua comunque io le mescolo anche con la maschera o altro, insomma. Li utilizzavo tantissimo quando avevo i capelli rossi, chiaramente il colore rame, e adesso ho utilizzato questa che non avevo mai provato, che come vedete è, faccio vedere, non è proprio viola come sembra là, perché sennò sembra proprio un antigiallo semplice, invece un po' meno. E l'ho mischiata con un po' di questa qua, che è tipo color ocra, quindi diciamo che è diventata una via di mezzo. L'ho mixata perché non volevo un effetto troppo antigiallo, perché sì, non è violissimo, però tende al... Allora io comunque voglio il riflesso che sia caldo. Questo colore qua mi piace molto, che è praticamente il colore che mi ha fatto la Daniela, in modo che si mantiene intanto. Vedete, il capello resta lucidino, un pochino più pieno di pigmento, ecco, almeno in superficie, perché i capelli scuri tendono a essere molto più lucidi di un capello chiaro, proprio perché
nel capello chiaro non c'è melanina, mentre nel capello scuro è pieno, no? Anche se è tinta, comunque penetra e quindi si riempie di pigmento, mentre i capelli chiari tendenzialmente sono meno lucidi, anche se i miei sono belli lucidi lo stesso, mi pare. Anche, vedete che belli, la parte qua, vabbè dai, comunque tra un annetto vedremo insieme che avrò i capelli bellissimi, anche perché li terrò corti comunque, non così tanto corti, anche se ho chi mi dice che così è perfetto, io invece li vorrei qua, adesso li terrò magari corti per fare in modo che si tagli via prima la parte rovinata, però va bene, insomma, mi sembra che siamo a un buon punto. Più che altro non vedo l'ora che ricresca bene la frangia, perché la frangia è quella che si è più, ed è quella che sta peggio, nel senso che proprio qua ho tanti pezzettini che si sono proprio strappati a metà, quindi sembra un po' Angelina Jolie, ragazzi, interrotto, ve l'ho già detto, ma più che altro faccio fatica a far venire fuori una bella frangia, ecco, questa non vedo l'ora che ricresca in realtà. Per il resto i capelli li riesco a tenere abbastanza, vedete qua ho proprio dei ciuffettini che si sono spezzati, però vabbè, sono solo capelli, no? Niente di grave. Ecco, io continuo a studiare adesso e noi ci vediamo tra un po', ci trucchiamo insieme. Alla fine non vado in palestra stamattina, faccio una bella tirata qua, che dovrei anche pulire i pennelli di là, devo fargli vedere le lenti a contatto, insomma un po' di robe, se faccio ora, perché oggi ho un turno di merda. Però vabbè, non ci lamentiamo per i turni, perché come abbiamo appena visto succedono cose bruttissime, quindi non ci lamentiamo mai. Ecco, scusate, ma ho dovuto iniziare senza di voi perché ero al telefono là. Allora, intanto tiriamo fuori anche le collane, che tanto non si vedono, ma mi piace sapere che sono fuori. Vabbè, intanto là non si vedono. Ok, allora, fuori c'è un tempo da UFO. Vabbè, è ritornata la luce viola dietro perché mi sembrava stesse meglio. Prossima volta la cambiamo. Allora, io ho già iniziato a fare la base e adesso vorrei ritornare a fare le sopracciglia, perché questo gel qua che ho preso, tanto devo fare veloce. Ehi Siri, bastardo. Ehi Siri, coglione. Ehi Siri, non vuole andare. Ehi Siri, guarda che merda. Vabbè. Ehi Siri, imposta la sveglia tra 15 minuti. Fatto. Ecco, perché è il tempo che ho scarso anche in realtà. Allora, mi vedete più serena, anche se non ho notizie di Matteo, ma nella mia testa va tutto bene. Quindi non è che non ci sto pensando, io ci penso sempre. Finisco di fare qua un po' la base, veloce. Qua ho preso questo qui che è Love Cake di She Glam. Tra l'altro mi hanno scritto che mi mandano una collezione, vediamo quando arriva. Ok, sono anche incazzata dura perché qua l'amministratore del condominio, tutti sti affari, questi amministratori, guardate, farei volentieri a meno, perché praticamente, tanto mi metto la cipria, praticamente hanno aggiustato, che è un parolone, il cancello per entrare, no, nel residence, bene. E però cosa hanno fatto? Non hanno mica pensato che serviva un telecomando nuovo, bene, per cui il mio, che chiaramente è il telecomando vecchio, quindi prende l'antenna vecchia, apre il cancello una volta ogni morte di papa, quindi mai. Tra l'altro mi hanno detto che cosa che probabilmente anche l'amministratore non sa, perché vabbè, lasciamo perdere, che dei nuovi telecomandi non si possono fare le copie. Se qualcuno fa una copia e poi utilizza un telecomando con cui di cui è stata fatta la copia, salta tutta la parte della centralina, quindi vediamo. E penso che non lo sappia quasi nessun condomino, quindi vediamo quanto tempo ci vuole perché si rompa di nuovo questo cazzo di coso di cancello, no, che è sempre rotto. Quindi yeah.
Io vorrei anche mettere un rossetto rosso perché è, cazzo, siamo sotto Natale, vediamo di mettere un rossetto rosso, una tinta labbra però vorrei rossa perché anche se con questi lavaroni qua, questo cos'è? Ah, è per fare le lentiggini. Ah, mi ero dimenticata, vi ricordate che lo usavo tantissimo? Beh, Matteo, che guarderai presto questo video, riderai perché sono arrabbiata con l'amministratore. E adesso io ho scritto, non so se pensate di mandare anche il telecomando agli sfigati che come me avevano solo quello vecchio, magari no. Non so se bionda mi piaccio con le lentiggini, devo capire. Perché non sono più fatte le lentiggini, vero? Videocamera, non dimmi che sei scarica, ti prego. Beh, se si scarica la batteria, sapete che io sono andata a lavorare. Spero che riusciate a vedere tutto. Dovevo provare anche le lenti a contatto, ma chiaramente no. Mi sono già messa la sveglia per domani alle ore 5, perché qua non ne veniamo fuori, se no io devo, mi sento che devo studiare, devo andare a fare le guide domani, devo allenarmi, devo fare. Quindi bisogna anticipare qua l'ora che ci si sveglia e soprattutto devo anticipare l'ora che vado a letto. Cioè, quando torno a casa la sera devo evitare di cenare o mangiare proprio due proteine al volo e andare a letto, perché sennò qua non ne veniamo fuori. Io la mattina mi devo alzare presto perché devo studiare. Vorrei alzarmi alle 4, alle 5, alle 4. Prima delle 5 faccio fatica poi a recuperare, non sono più presente a me stessa, e dalle 5 tengo abbastanza botta, per cui ho messo la sveglia e mi voglio alzare alle 5. Dopo mi sveglio alle 5, prepararsi per le 5 e mezza, così sai essere pronta, anche carina, no? Skincarata, aver preso il caffè con voi, eccetera. Vi ricordate che avevo cominciato a farlo? Però farlo quando non è ancora freddo freddo è diverso che farlo quando è freddo freddo. Vabbè, comunque questi sono dettagli. Adesso vado alla ricerca di un ombretto che abbia il colore più o meno dei miei capelli. O comunque più, un po' più caldo. Perché secondo me è qua che sto. Proviamo con un bronzer. Proviamo. Io spero che resista qua il, ecco, che resista la batteria, perché non ho tempo di andare a cambiarla, non ce la faccio, per cui se si spegne ci vedremo stasera, voi porterete pazienza come sempre con me, siete super pazienti e super carine perché avete lasciato tantissimi messaggi per Matteo e sono stata super contenta. Anche le persone che hanno detto che non commentano mai, hanno commentato i post, io sono felice perché così quando Matteo potrà leggere sarà contento anche lui di vedere che persone gli hanno dedicato un pensiero. Sempre bello, no? Lo farei per tutte voi, chiaramente. Allora, sì, forse col fatto che sono meno grigie, stonano meno col colore dei capelli e forse mi vedo meglio, che è una cosa che facevo col secondo step dei capelli, no? E sì, forse così mi vedo meglio anch'io. Tra l'altro adesso io voglio, avevo detto, mettere un... facciamo questo effetto tipo finto pelo con un pennello pulito, vado sopra con la cipria che è un po' leggermente colorata, poco poco, in modo che comunque si fissino ma anche si schiariscano. Ecco, vedete, così mi sembra che il colore sia perfetto. Ok, allora abbiamo detto rossetto rosso, no, perché è una mega fretta che voi non immaginate. Quindi mettiamo un po' di illuminante qua. E dopo vado con Adusolni di Nabla. Quando voi non capite cosa ho usato, portate pazienza se magari non vi rispondo nei commenti, se mi chiedete, è perché
Io poi non è che mi ricordo quello che ho usato in tutti i, i video look make up che poi pubblico, no? Perché poi passano i giorni, io non mi, domani non mi ricordo cosa ho usato oggi. È tutto talmente veloce, a meno che io non abbia utilizzato qualcosa di speciale o di specifico. Faccio fatica io poi a ricordarmi. Adesso Aldi Sonlin chiaramente non lo trovo più, che era qui fino a ieri, comunque vabbè. Quindi vado a prendere, no, è questo Aldi Sonlin. Io volevo dire l'altro, quello dorato, che è Lucent Jungle, volevo dire quello. Vabbè, comunque il destino ci ha dato questo, che è quello che ho nominato fino adesso. Stamattina è venuto un pettino rosso sul mio terrazzo, che è un altro bel simbolo, un altro bel segno che le cose stanno andando bene in ospedale. Sono sicura che è così. Stasera in realtà quando vengo a casa dovrei lavare i pennelli, perché se no torniamo alla situazione di qualche tempo fa dove io, che io utilizzerei anche questo, ma secondo me metto prima il rossetto, perché così riesco ad usare meglio gli occhi. Sì, dai, cioè sì, non mi dispiace. Aspettate che questi andrebbero shakerati, cosa che io mi dimentico sempre di fare. Ok, adesso io vado a prendere, beh, questo qua che ho utilizzato appena adesso, appena mi arriva la tredicesima faccio un mega ordine da Shein, prendo tutti quei rossetti, sì, rossetti, quegli illuminati, oh mio Dio, ombretti in gel che ci hanno fatto impazzire tutte, tipo Rose Disco, ok, dei jelly wow, e via, perché ce lo meritiamo tutte. Anche voi. Vado a dare un colpo di luce con qua glow, oh mio Dio, glow, non ce la posso fare, glow, oh mio Dio, me lo devo portare via lo stesso proprio questo qua. Non so se mi tenga botta tutto il tempo. Dunque, qua eyeliner, vabbè, non vedo il mio, uso questo qua di NYX. È tanto che non faccio questo tipo di look qua, una volta facevo solo questo, voi vi eravate anche rotte le balle, sta lampeggiando, si sta per spegnere la videocamera, portate pazienza, non ho tempo di fare altro, vedete fin dove arrivate, e per il resto ci vediamo stasera, eh. Cuoricini per i miei deliri da batteria che si scarica, cuoricini blu in modo che sono tutti per Matteo, anche se sono un po' per i miei deliri. Metto all'interno anche un po' di matita nera, questa qua di Kiko, che è fenomenale questa matita qua,
se trovo il tempera matite, chiaramente lampeggia. Buongiorno, ho cambiato la batteria, ieri era morta e poi ieri ho fatto tardissimo, turno orribile, giornata orribile, ieri mi sono lavata come poche volte nella vita, quindi vabbè. Adesso mi sono alzata alle 5:40 oggi, le voglio anticipare un po' sta sveglia perché qua mi sento indietro tanto con la roba da fare e quindi mi voglio, devo studiare di più, ecco, fine. E pensavo di farvi, adesso vedo se riesco, più video, più piccolini, adesso ci penso, vediamo se sono capace. Qua ho tutto di nuovo da lavare, perfetto, quindi vabbè, adesso faccio un trucco super veloce perché devo andare da Fabio a fare qualche guida, quindi ho 10 minuti, un quarto d'ora per prepararmi più o meno, quindi questo sarà il make up veloce del mattino, che dopo mi devo più che altro perdere del tempo a sistemarmi la frangia che sta un po' alta, perché qua ieri ha piovuto da matti, ieri mi ero fatta la maschera per i capelli che è venuta molto bene, devo dire. Ho ordinato un altro balsamo, quello caramello, che tanto quei balsami là come lavate va via il tutto, no? Io li usavo tantissimo quando ero ramata, mi ricordo, ma cioè vanno un po' più via lavandoli perché si appoggiano al capello, no? Non sono tipo quei balsami là, non sono tipo le Manic Panic, no? E poi io li mescolo comunque con un po' di crema ristrutturante, idratante, in modo che comunque stanno su. Insomma, vi ho spiegato già ieri un po'. Matteo sembra stare meglio, per cui bene, dai, smettiamo di molestarlo. O meglio, io smetto adesso di parlarne perché non so quanto sia contento in realtà che ne ho parlato. Però secondo me ha aiutato perché si è svegliato, era gravissimo e quindi... Io voglio credere che anche tutte le vostre energie hanno contribuito a pensarlo e hanno aiutato a farlo svegliare. E sono sicura che starà super bene e tornerà a commentare. Quindi Matteo, ti aspettiamo e nel frattempo smetto di invadere la tua privacy. Anche se spero appunto che non ti arrabbierai. Ci starei un sacco male se si arrabbiasse veramente. Ho fatto tutto in buona fede, però sapete, sono sempre cose un po' delicate. E vabbè, comunque, a parte questo, allora, fondotinta veloce, ho messo questo qua di Maybelline. Ho cambiato le luci dietro così almeno vedete qualcosa di diverso. Dai, facciamo veloci. Matitina nera veloce. Qua. Dopo vado in palestra, finito di fare le guide, vado in palestra, vengo a casa, mi lavo. In palestra da me è un freddo da matti, qualcuno di voi forse l'ha visto su Instagram, mi sono lamentata, è un freddo da matti. Sono impazziti quelli di McFit, secondo me, non capiscono proprio un cazzo. Cioè è freddo, dentro in quella palestra di merda è freddo, tengono tutto spento ed è un freddo da matti. Ma proprio un freddo da matti. Io mi ero presa quello là per fare le sopracciglia di Astra, però secondo me con questo qui e basta viene meglio, perché è un po' più chiaro e comunque ora io ho i capelli molto chiari e mi sembra che sia più a tono. Non vedo l'ora che mi ricresca la frangia, perché la frangia è quella che ha avuto più crisi qua con i capelli, che si è un po' rovinata di più, si è spezzettata, quindi sta tutta un po' di merda, avete tipo qua i ciuffettini così e qua fanno tipo, si vedono sotto la frangia, vabbè, non solo capelli alla fine, per carità, però un po' così, ecco.
Vabbè, insomma, avevo messo in conto che per un anno avrei avuto i capelli un po' debilitati finché non crescono, quindi se li tengo di questa lunghezza qua, più o meno tra un anno dovrei avere i capelli a nuovo perché insomma ricrescono. E dopo l'anno prossimo magari li faccio crescere un po' di più. Comunque l'idea sarebbe di farli diventare un po' più lunghetti, tipo fino a qua così. Ok, allora, veloci veloci. Chi è che mi scrive qua? Un attimo. Foto. Bestia. Aspettate, ma quelli in parte. Dai che mi muovo allora all'Ulsonlink, che adesso va di moda fare, è diventato di moda, no? Il trucco che io faccio sempre, cioè quello con il naso un po' rosso, le guance tanto cosate, no? Che è il cold makeup, il makeup da freddo, no? Che sembra che ti sei appena preso una ghiacciata oppure una solata, no? Che io faccio sempre, adesso è diventato di moda, vabbè, comunque non importa. Ok. Qua un po' troppo, così, ok, così va meglio. Velocine, velocine. Devo lavare, adesso metto a bagno questi, non so se vedete come sono messi. Adesso io proprio prendo dall'altro lato, vediamo se riesco a mettere l'illuminante qua così. Ho una situa pennelli qua che è imbarazzantissima. Questo è sempre Glow Globe di Shiglem, che è molto bello 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 illuminante. Ecco, insomma, pensavo di farvi più video tipo make up anche così natalizi, tipo questo, anche se per me il make up da mattino secondo me va benissimo, poi tipo per Natale anche, perché basta alla fine mettergli un po' di glitter da qualche parte, siete già a posto per Natale. Io adesso sto prendendo la Nauti e sto prendendo quel colore, questo qui. E lo sto. Aspettate. Portamene uno, aspetta. E sto usando i colori quelli un po' più chiari, ecco, della palette, giusto per intensificare un po' la rima infracigliare. Ecco, voi quando avete fatto un look del genere vi mettete qua due glitterini. Se mi ricordo vado a prendere il gel, vi faccio vedere come mettere i glitter. Se ho ancora i glitter, perché io avevo fatto un po' di ordine in mansarda e penso di aver buttato via un sacco di roba perché tanto non lo usavo. Che comunque non è importante. Vabbè, adesso sto facendo un trucco abbastanza soft perché poi devo andare in palestra e quindi dopo quando torno a casa, che mi lavo a casa perché in palestra non accendono i termo, ieri c'erano 8 gradi in palestra, mi dicevano, io chiaramente non mi lavo dove tengono tutto spento, poi arriva sempre la puttana di turno che apre le finestre perché deve girare aria, ma vaffanculo, apriti la casa tua, troia. Ma deve girare aria, ma che cazzo vuoi che giri aria, che è un prefabbricato, ci sono solo spifferi, entra solo freddo, cretina di merda, mamma mia, sta gente è da sopprimere che non muore mai.
Molto, no, questo dovrei fare un sacco di cose, tipo mettere via qua, pulire, lavare. Su questi qua li metterò in ammollo se faccio in tempo, ma dovrei fare ora perché, come avete visto, abbiamo fatto abbastanza veloce. Dopo mi vorrei ritoccare il trucco più tardi, quando torno. Comunque vedo 10 minuti, là sono un drago. Mi passo solo un po' con questa matita qua, che è fenomenale, questo Kajal di Kiko, veramente non... È tipo la Bombay Black di Nabla, uguale. Siamo proprio lì lì. Siamo proprio lì lì. Dov'è la... Dov'è finito adesso il pennello? Eh sì che sono piena di pennelli. È che non voglio sporcarne altri, perché sennò poi li devo lavare pure questo. Ha tutto perfettamente senso, eh. Vabbè, dai. Ascoltate, vediamo qua. Devo lavare questi, questi. Adesso li metto tutti a bagno, queste spugnette qua. Le metto a bagno con sapone per i piatti, che almeno faccio un eyeliner velocino e dopo qua ci ritocchiamo dopo. Ecco, l'eyeliner fatelo solo se siete dei draghi, quando avete fretta, perché sennò vi fregate. Cioè proprio vi fottete da soli, perché l'eyeliner se si viene di mera, tipo me adesso è un po' storto, ma non è che interessa particolarmente che faccia la frangia. E pace. Qua ripasso un po', che volevo che ci fosse più effetto. Questo qua è il numero 22. Questa matita qua, labbra di Astra, è meravigliosa, cioè proprio la 40, così che è un po' fredda, vi fa questo contrasto stupendo. Bene, ok. Oggi vedrete questo video eccezionalmente di martedì, perché ieri ho dovuto pubblicare quello delle lenti a contatto. Dai. Vedete, la frangia sta un po' altina, adesso la vado a fonare. Vedete? Però vabbè, dai, non è che si nota, cioè si nota, ma non tantissimissimo. Sembra solo che ho pochi capelli in testa, però chi se ne frega. Ecco, vedete, dovrei portarla tutta avanti. Fortuna che ho tanti capelli, fortuna che ne ho tanti, perché se ne avessi pochi sarei rovinata. Ecco, vabbè, dai, mi do una pettinata, una fonata al volo e ci vediamo più tardi, che qua devo assolutamente sistemare qualcosa. Devo fare anche, domani lo faccio, domani sì, che domani non vado in palestra e studio, quindi domani mi faccio una bella maschera per capelli o no, vediamo se tengono botta, perché ho due pensieri: se lavo spesso i capelli li stresso un po' col caldo e vabbè, però rimangono più morbidi, e se il capello è morbido non si spezza, quindi preferisco caricarli di creme eccetera e averli sempre morbidi, in modo che non arrivino, perché se io aspetto a lavarli gli devo mettere per forza lo shampoo secco, con lo shampoo secco mi si spezzano di più qua dove sono già rovinati, non perché lo shampoo secco faccia male, ma semplicemente perché andandomi a seccare il capello poi quando vado a pettinarlo non è più elastico e si spezza, per cui tra lavarli spesso e fargli magari maschere, mascherine mentre magari studio, tenere su una maschera anche un paio d'ore così e lavarli meno spesso, forse preferisco lavarli più spesso e così, però è sempre un, diciamo, è minore dei mali, ecco. Ok,
intanto io apro il sacchetto delle squasse che devo mettere qua sotto, perché ieri ho buttato via quello che avevo qui, quindi ero senza e l'ho fatto adesso, quindi qua buttiamo via un po' di roba. Questo disastro non finirà mai. Allora, adesso io prendo tutti questi pennelli. Mi è capitato anche di mettere a lavare l'eyeliner, cioè tipo sti qua in penna, così di metterli dentro i pennelli da lavare. Perfetto. Non vi sposto da là perché sennò perdo un sacco di tempo a togliere via il coso. Adesso non so neanche dov'è il... Oh, avrei anche i panni da mettere via. Comunque tra questi due... dopo vado. Tra questi due rossetti qua, il 21 è molto caldo. Mi piace, vi faccio vedere. Forse sopra questo viene più bello, vediamo. Vedete la differenza? Sono entrambi molto belli, a parte che stratificarli così non è proprio il massimo, però questo colore è un po' strano, vabbè. Qua sono piena di mollettine, mollettone, vabbè, metto via due cose finché sono qua con voi. Metto via un po' questo, qua è un disastro, è un disastro. Viene da piangere. Io voglio una Colf, me la meriterei. No, in realtà in questo periodo mi servirebbe proprio per una questione di tempi logistici, non per poca voglia di fare. Se la mia mamma non fosse impegnata le chiederei forse aiuto, cosa che non ho mai voluto fare. Guardate, io detesto quella gente che chiama i genitori a fargli i lavori in casa. Guardate, trovo abominevoli, abominevoli, perché bisogna sapersi arrangiare. Però una mano in questo momento la vorrei. Perché, come vi ho sempre detto, no, non c'è niente, cioè io qualsiasi cosa, anche banalmente farmi un caffè, me la devo fare da sola, no? Fai un caffè, perdi 10 minuti, un quarto d'ora, ora che vai, te lo fai, te lo bevi un attimo con calma, eccetera, passano, cioè non è che passano le ore, ma quasi anche, no? E quindi poi viene tutto un casino. Dai, messo via due cose qua, parlando qua così con voi, quindi neanche male. Due cosine su 100, però meglio che niente. Dai che vado e ci vediamo dopo. Io quasi quasi, per l'appunto, vorrei pubblicarvi più video. E penso di accorciare un po'. Provo, faccio una prova. Adesso questo lo vedete di martedì. Ieri ho truccato, mi sono truccato un po', quindi magari stasera riesco a finirlo. Se stasera riesco a finirlo, ve lo pubblico. Se no, continuo anche domani. È che così cominciavo già domani, mi portavo anche un po' avanti. Domani vorrei fare un bel make up di Natale, anche con la lente a contatto nuova. Anzi, domani mi so che farò un Get Ready With Me singolo per le feste di Natale, con un make up natalizio. Poi vi faccio vedere anche la lente a contatto di Chiara Lens, così ne esco l'utile e dilettevole. E dopo mi prendo un'oretta per registrare video extra, per farvi vedere qualche prodotto capelli che ho provato, tipo questo che mi piace un sacco, che mi ha regalato la Daniela, che è uno spray lucidante, che adesso posso metterlo anche prima di dargli una passata ai capelli. È un profumo lucidante della Contrail, molto buono, ecco, quindi domani vorrei fare questo, ma poi ne parliamo con calma. Dai, vado, faccio, baci. Non accendo neanche la lucetta perché tanto vi saluto al volo, ho appena fatto guide, palestra, eccetera. Ora mi faccio una mega doccia bollente qua a casa, perché in palestra è un freddo da matti, per cui adesso accendo un attimo una stufetta, mi lavo al volo e vado a lavorare, perché è ora di andare praticamente, quindi non mi sistemo neanche con voi perché non faccio materialmente in tempo, vi direi una balla. Quindi ci vediamo poi stasera e basta, ok? Baci baci. Buongiorno bella gente e buon sabato. Allora, io in realtà sono qua per salutarvi e concludere questo vlog, che non so quanto sia lungo, ma credo sia un po' corto. In realtà ho la cuffia, questa qua termica, che ho sotto le maschere colorate. Ho messo l'asciugamano sopra la testa per tenere la testa un po' più calda,
Adesso fino alle 10 di questa mattina, sono le 8, sono già in piedi da mezz'oretta. Volevo essermi alzata alle 4, sono alzata alle 7, perfetto. Vabbè, ma ci stava perché ieri sono andata a letto a mezzanotte, per cui alzarsi alle 4 non era una bella idea. Allora, io voglio concludere questo vlog perché voglio lasciarvi un po' di suspense. Stamattina mi sono alzata presto per fare di nuovo l'acqua di riso e l'acqua di rosmarino. L'acqua di riso avevo fatto un video anni fa, 2 anni fa, e mi aveva svoltato i capelli. E ora ho preso le cose, ieri ho preso del riso, quello che non utilizzo, proprio per fare l'acqua, e anche il rosmarino, che in realtà non ho mai usato. Però di tutto questo vi racconto nel prossimo vlog, che inizio adesso io, però voi lo vedrete giovedì, dove dopo io vi metterò anche delle lenti a contatto nuove, vi faccio un look per Capodanno, per Natale. Potrei farvelo per Natale perché esce giovedì e quindi ci siamo. Quindi dai, cercherò di fare un pochino più di video e magari più brevi, ma di più. Vediamo un po' come va. Mi farete sapere voi cosa preferite, ma penso che alla fine vi basti avere dei video, no? E voglio farne anche uno specifico per capelli. Voglio prendermi questa mattinata sia per fare quiz e chiaramente studiare. Perché adesso ho deciso che mi concentro solo su quelli, perché sono il primo step d'esame e non ha senso. Tra l'altro ho scoperto ieri, vi dico l'ultima, ieri Fabi mi ha raccontato che l'anno scorso, 2 anni fa, si era sparsa la voce che l'esame a Treviso fosse più facile, quindi si sono iscritti tutti a Treviso. 110 persone iscritte a Treviso, ne sono state bocciate 109. Come rassicurare una persona? Quindi mi sento un po' agitata, devo dire, mi sento un attimo ansiosità, anche perché io non è che sono proprio una cima di intelligenza, no? Faccio fatica a ricordarmi le cose, vabbè, comunque non importa. E quindi io ora concludo qua, noi ci vediamo con questo bellissimo aspetto, io concludo sempre i miei vlog che faccio a pietà, al cazzo, vabbè, comunque non importa. E voglio resettare casa, voglio fare un sacco di cose, quindi adesso parto col turbo. E dopo, sì, insomma, dalle 10 alle 12 faccio, fino alle 10 ho il mio tempo limite, 10 e mezza al massimo, per pulire, sistemare, fare tutto quello che c'è da fare. Dalle 10 e mezza alle 12.30 quiz a nastro, dalle 12.30 anche fino all'una, dall'una alle 2 mi preparo, poi vado a lavorare e vi faccio i video. Quindi noi ci salutiamo qua. Matteo sta meglio, l'ho sentito ieri sera, sono molto contenta che ieri pomeriggio l'ho sentito. Non si sa quanto lungo sarà la degenza, però l'importante è che abbiamo scampato bella, perché lunedì l'ha vista, lunedì l'ha vista la signora oscura, quindi ci siamo andati molto vicini. Quindi Matteo, aspetta che spengo qua il coso per risparmiare. Abbiamo parlato, ci siamo sentiti un paio di volte al telefono, quindi sono super contenta. Dai, dai, è andata bene. Aspettate che dopo mi dimentico di fare questa cosa. È andata bene, è andata bene. Tutto in salita adesso, quindi yeah. E sono sicura che anche grazie, è stato tutto, no, tutto no chiaramente, però anche grazie a tutti i vostri bei pensieri positivi per lui, secondo me hanno fatto la differenza, perché lunedì era veramente molto tragica la situazione, molto molto in là. Quindi io direi evviva, non vediamo l'ora di rivedere i commenti di Matteo sui video e io di rivederlo anche, chiaramente, no? Bene, detto ciò, adesso mi accendo uno degli incensi che mi ha regalato lui, tra l'altro. Vi saluto, ci rivediamo giovedì con un nuovo video vlog. Se pubblico più video, state all'occhio che magari vi dico qualcosa nei post di YouTube, ok? Baci baci, vi voglio bene.